E nonostante le difficoltà tecniche ed organizzative, la scuola brindisina riparte per una nuova avventura, assicurando il consueto apporto culturale del personale docente e la disponibilità a dirimere eventuali problematiche da parte del dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Francesco Capobianco, che tra l'altro è anche reggente dell'ufficio scolastico provinciale di Taranto. Lo abbiamo intervistato, sentiamo. Francesco Capobianco è, come dire, la scuola onnicomprensiva in tutti i sensi, perché si è speso, si continua a spendere, si spenderà per la scuola. Comincia un altro anno con i problemi, se vogliamo, atavici, ma anche con qualche bella prospettiva, o no? Sì, però ci siamo noi per risolvere, almeno per affrontare i problemi di essere sereni che abbiamo impegnato tutte le nostre forze per risolvere, magari neppure riuscendovi. E io dico che nella scuola brindisina, per quello che si legge anche, ho avuto aggiornamenti proprio adesso da qualcuno sulle cose che accadono ancora nella scuola, ma noi ci rimbocchiamo le maniche giorno per giorno. Vi assicuro che abbiamo raggiunto risultati nella scuola di Brindisi. Il 17 iniziano ufficialmente le scuole, ci saranno tutti i professori al loro posto. Le ultime nomine le facciamo martedì 18. E arrivare a questi risultati con i ritardi che abbiamo sempre nelle nostre amministrazioni, vi assicuro che non è poco. Un'attenzione continua alle esigenze delle scuole, una presenza continua, la certezza di avere dirigenti attenti alle problematiche della scuola e alle esigenze delle famiglie, e quindi dicevo la consapevolezza di avere questa gente competente e attenta fa sì che io sono sereno, sono contento anche della mia scuola, soprattutto pur avendo la reggenza di Taranto, che è molto più grande e molto più complessa, però forse perché sto anche da più anni qui a Brindisi, vi assicuro che grossi problemi non ce ne sono, almeno da un punto di vista organizzativo e didattico. I comprensivi possono essere un'ulteriore spinta per la crescita didattica e culturale, una programmazione che inizia per il bambino di 3 anni fino a quello di 13 o 14 anni, in una scuola che funziona sarà veramente foriero di successi anche nella scuola media superiore e di abbandoni ogni anno sempre più ridotti e più esigui. E la novità assoluta degli istituti comprensivi ad Ostuni fa registrare la nascita di una nuova scuola che per il momento mantiene la dicitura di quello che era il terzo circolo didattico. Questa mattina, oltre alla consueta e partecipata manifestazione d'ingresso a scuola per i bimbi di prima elementare, è stato inaugurato l'istituto comprensivo Giovanni XXIII, nel quale sono state allocate anche classi di prima media. Vediamo. Cominciare un nuovo anno scolastico è sempre straordinario, è sempre bello. Per te in particolare, per questo istituto, è un anno doc, un anno diverso dagli altri. Sì, ci sono diventata grande. E infatti stamattina abbiamo inaugurato il terzo comprensivo di Ostuni. E siamo senza nome, terzo comprensivo e basta. Il nome glielo daremo subito dopo, continuando a chiamarci Giovanni XXIII. Abbiamo la scuola media, in Ostuni è stata una sfida che io ho raccolto, l'ho portata avanti. Non so, con la scuola non si vince e non si perde. Abbiamo cominciato, adesso vediamo cosa siamo capaci di fare. Il momento però sempre più emozionante rimane la prima elementare, i bambini di prima elementare danno spettacolo in tutti i sensi e i genitori commossi danno altrettanto spettacolo. Noi abbiamo una tradizione, iniziare l'anno scolastico col botto. Quest'anno abbiamo fatto il trenino, gli altri anni abbiamo fatto gli artisti di strada, i palloncini, ogni anno è una cosa nuova. Quest'anno abbiamo inserito anche la scuola media. Può essere considerata una scuola più da grandi, però li abbiamo coinvolti ed erano felici di essere coinvolti. Noi ci impegniamo perché questa scuola, l'ho detto anche durante gli interventi, diventi un vero college. Devono venire qui ad imparare. Avranno tutto a disposizione, i libri li avranno, i computer ce li hanno, le lavagne interattive sono a disposizione. Ogni classe è dotata di lavagna interattiva, di computer sul banco, i libri glieli daremo noi come scuola. Quindi abbiamo cominciato veramente col botto e io sono contenta.
A margine questo è anche santificato, se vogliamo, dalla presenza istituzionale folta questa mattina. Siamo stati onorati di avere qui tutto il gota della Chiesa, dell'amministrazione scuola, e noi piccoli piccoli li abbiamo accolti e siamo veramente contenti. La giornata che stiamo vivendo oggi, Sindaco, un anno fa sembrava quasi una chimera. Tutte le innovazioni, sono convinto, portano problemi, disagi, difficoltà. La gestazione della scelta dell'assetto scolastico della città è stata frutto di un lungo percorso di confronto, di dialogo, certe volte anche di scontro, come è giusto che sia in una libera democrazia. Però io devo dare atto, e questo è importante per una città, quando i problemi vengono affrontati con grande passione e con impegno e risolti, vuol dire, ecco, che il tessuto è sano e che quindi questa città, non il sottoscritto, ma questa città può contare su dirigenti, su collaboratori, su un gruppo insegnante di livello, di qualità, che fa onore a tutta la città. Quindi io sono orgoglioso ancora una volta di essere il rappresentante di una città che è capace, che addirittura anche nel settore scolastico istituzionalizza una sorta di sana competitività per migliorarsi, che è importante per i nostri utenti. Ti hanno voluto omaggiare, hai visto sul trenino delle prime elementari trainato dagli stessi ragazzini, c'è la tua effigie di capotreno, sei rimasto sorpreso? Sono rimasto piacevolmente sorpreso, qualcuno era preoccupato che io potessi offendermi, ma assolutamente, penso che, a parte che l'ironia, quando è, diciamo, scevra e libera da condizionamenti, e nel caso dei ragazzi che sono osservatori spontanei, diretti, e molto spesso colgono aspetti che a noi sfuggono, devo dire che questo fatto è importante e significativo. E poi sono onorato di essere stato messo alla guida di questo treno, quindi di avere anche la responsabilità del servizio scolastico, che io con simpatia e con ironia mi prendo, ma colgo l'occasione naturalmente per fare i migliori auguri a tutti quanti. Abbiamo bisogno di una scuola che funzioni, abbiamo bisogno di nuove classi dirigenti, e per formarle c'è bisogno di educatori all'altezza. Io ho sempre avuto una grande fiducia e riposto grande speranza nella scuola ostunese e non sono stato mai deluso. E per educare un bambino ci vuole un villaggio, è un detto africano al quale Monsignor Rocco Talucci, arcivescovo della diocesi Brindisi-Ostuni, si è voluto ispirare per tracciare una riflessione sul nuovo anno scolastico appena iniziato nel nostro territorio. Ascoltiamo la sua intervista. Eccellenza, per educare un bambino ci vuole un villaggio, mai così di attualità questo detto africano che lei ha più volte ripreso nel suo intervento. Ma che cosa significa in realtà? Il villaggio è la comunità, il villaggio non sono le strutture, né le strade, né le case, anche se sono necessarie. Il villaggio, dice, la vicinanza delle persone. Per avere una vicinanza c'è bisogno di una comunità. Per avere una comunità che non è una mucchiata o un'aggregazione, c'è bisogno di uno spirito di famiglia. Per avere lo spirito di famiglia c'è bisogno dell'amore. Questa è la dignità nativa dell'uomo, questa è la vera immagine di Dio, quindi questa è la vera riuscita dell'uomo singolo e dell'uomo sociale, il villaggio che educa. Che anno scolastico è cominciato nella nostra diocesi? Per noi un anno scolastico particolare, al di là anche di alcune sofferenze che hanno toccato la scuola. Siamo nel decennio, almeno a livello cristiano, della sfida educativa, ma è soprattutto un anno che sarà anno di fede per la Chiesa universale, cioè un anno di evangelizzazione. Bene, evangelizzare è vero che significa annunciare il Vangelo di Gesù Cristo, ma evangelizzare
ha la sua radice nell'educare, cioè nel proporre ai bambini tutto il bene possibile. Nel Vangelo troviamo il bene massimo, ma ogni bene è un atto educativo. Io mi auguro che questo anno sia un anno educativo per eccellenza, fino all'incontro con il Vangelo, che è la massima luce che dà speranza all'uomo. E cambiamo argomento. Questa mattina presso Palazzo Nervini a Brindisi il sindaco Mimmo Gonzales ha tenuto una conferenza stampa per fare un resoconto sulle recenti festività patronali che hanno suscitato un vespaio di polemiche tra i commercianti del centro e gli ambulanti. Vediamo il servizio. Durante la conferenza stampa svoltasi stamane presso Palazzo Nervini a Brindisi, il sindaco della città capoluogo Mimmo Gonzales e il presidente di Confesercenti ADOC Toni D'Amore e Giuseppe Zippo hanno tracciato un bilancio più che positivo dell'esperienza festa patronale, svoltasi in modo ineccepibile anche grazie a numerosi controlli da parte della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Ma l'amministrazione comunale di Brindisi, Confesercenti, ADOC, hanno in mente un progetto ambizioso, creare per il prossimo anno un supporto organizzativo ed economico alla festa patronale. Senza intaccare l'organizzazione religiosa della festa, l'amministrazione comunale si occuperà di tutta l'organizzazione degli ambulanti, curando e risolvendo per tempo i problemi logistici e fornendo invitanti novità per attrarre nuovi visitatori, che quest'anno sono stati circa 50.000, un numero che potrebbe crescere creando un pacchetto turistico religioso ad hoc che possa associarsi anche alle feste patronali di Ostuni e Lecce, che si svolgono in un arco di tempo molto stretto tra loro. Noi vogliamo alleggerire il lavoro del Comitato Feste Patronali riappropriandoci di cose che sono ovviamente per legge destinate all'attività di un ente, per esempio l'occupazione di suolo pubblico, per esempio decidere dove dislocare le bancarelle, dove dislocare i vari spazi della festa, come organizzarla in termini tecnici, come programmare tutta l'attività che si svolge, come evitare che per esempio davanti alle bancarelle ci siano i gruppi elettrogeni, che questa gente non abbia un posto dove andare a dormire, dove parcheggiare i mezzi, cioè una serie di cose che ovviamente non ci consentono oggi. Già quest'anno abbiamo fatto grandi sforzi che hanno prodotto risultati positivi. La nostra idea è quella di programmare con le associazioni di categoria e con i consumatori, ovviamente con la collaborazione del comitato, di programmare la festa per tempo, di allungare questa festa in maniera tale da legarla alla festa di Ostuni e di Lecce di Sant'Oronzo, in maniera tale da poter creare un'occasione turistica con due grandi eventi, la processione a Mare Noi, la cavalcata di Sant'Oronzo ad Ostuni, insomma manifestazioni che possono portare qui tanto turismo e tanti visitatori. La DOC di Brindisi si sente dire che è soddisfatta per l'impegno messo in campo per appunto la festa patronale di Brindisi, sicuramente poco il tempo a disposizione ma i risultati sono stati ottimi. Sì, dai controlli messi in campo sulle sollecitazioni che avevamo avanzato noi già prima dello svolgimento delle festività, ai servizi anche messi in campo, lo dimostrano anche i comunicati stampa effettuati dalle varie società che sono scese in campo per quanto riguarda i servizi espletati. Parlo per esempio dell'STP, dove sono stati staccati circa 2.400 taglianti, quindi per quanto riguarda il servizio di motobarca, quindi il servizio pubblico, anche se gratuito per le linee urbane, è stato preso d'assalto dai cittadini, segno che c'è stata una risposta della cittadinanza abbastanza, diciamo, notevole da questo punto di vista. Sul discorso invece del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie, oltre ai controlli effettuati dalla Polizia Municipale che hanno notevolmente migliorato la situazione nel centro cittadino, tant'è che negli anni scorsi eravamo a commentare situazioni veramente di degrado che quest'anno parzialmente non si sono verificati come gli altri anni, nel complesso voglio dire ci riteniamo soddisfatti in generale. L'auspicio per il futuro è di programmare gli interventi e cercare di migliorare quello che è uno strumento, quello che è un avvenimento, quello delle festività patronali, che può essere anche un volano per lo sviluppo economico ma anche turistico della nostra realtà. L'obiettivo sicuramente è quello di trasformare la festa patronale di Brindisi in un grande evento di natura non solo religiosa ma anche turistico-commerciale, essendo la festa l'ultima delle grandi feste del Salento pugliese, riteniamo possa essere un grande catalizzatore per i turisti e per tutti coloro i quali comunque nella prima settimana di settembre ancora affollano a decine di migliaia le nostre strutture ricettive. Vogliamo creare insieme con l'amministrazione le condizioni per poter aiutare il Comitato Feste Patronali a essere più incisivo da un punto di vista dell'organizzazione degli eventi religiosi già di grandissimo spessore, ma soprattutto condividere con loro le responsabilità e i problemi che una festa, un grande evento come quello di cui stiamo discutendo,
discutendo comporta. L'obiettivo finale è quello di un evento che duri anche più a lungo rispetto al passato, ma che possa rendere tutti i brindisini orgogliosi di partecipare all'evento. È una delegazione composta da 11 tra docenti e rappresentanti scolastici provenienti dalla Repubblica Ceca, in questi giorni in provincia di Brindisi, per dar vita ad un progetto europeo, il Comenius Regio, finalizzato alla conoscenza dei sistemi scolastici dei vari paesi europei. Vediamo. Da lunedì 10 settembre è presente a Brindisi una delegazione di docenti e rappresentanti degli enti scolastici della Repubblica Ceca, che oggi sono stati ospitati presso il Salone di Rappresentanza della provincia di Brindisi, nell'ambito del partenariato del progetto Comenius Regio e inserito nel Lifelong Learning Program. È un'iniziativa che la provincia ha voluto realizzare perché rientra in un programma di azione permanente, Lifelong Learning Program, e abbiamo deciso di farlo in partenariato con l'Istituto Lilla di Francavilla e il Pantanelli di Ostuni, in quanto i partner nella Repubblica Ceca era un liceo e un istituto tecnico agrario, quindi abbiamo cercato di trovare delle corrispondenze fra queste scuole secondarie. È un progetto che voluto dal Parlamento europeo per rafforzare la cittadinanza europea attiva e quindi questo interscambio culturale, per cui loro la mattina hanno delle sessioni di lavoro sull'istituzione scolastica e nel pomeriggio invece abbiamo organizzato dei tour guidati, delle visite guidate del nostro patrimonio architettonico e artistico di tutta la provincia, infatti sono interessati più comuni. Tra gli istituti visitati dalla delegazione c'è anche l'Istituto Superiore Lilla di Francavilla Fontana. Questo è un Comenius Regio che non vede lo scambio degli alunni, ma è un confronto a livello istituzionale tra le istituzioni della regione della Repubblica Ceca, in questo caso Pardubice, e sono incontri a livello istituzionale che mirano a un confronto dialettico su quelli che sono i programmi scolastici dei due paesi. Nella fattispecie l'incontro con la delegazione ceca sta trattando i progetti della valutazione, cioè come valutiamo in Italia gli alunni, come valutano loro nella Repubblica Ceca gli alunni. Un discorso abbastanza complesso, abbastanza articolato, che li vede molto attenti e molto impegnati. A Francavilla c'è stato il primo incontro, è stato molto costruttivo, è stato un incontro che li ha visti soprattutto molto attenti a quello che noi dicevamo in ordine alle problematiche della didattica e della metodologia e della valutazione nella nostra scuola. I delegati cechi sono rimasti molto colpiti dalla nostra struttura scolastica e dalle bellezze del territorio. Una presenza la loro in provincia di Brindisi che si concluderà lunedì prossimo. Tento skutečně přináší questa visita anche nelle istituzioni scolastiche di particolare di rilevante importanza, perché i sistemi sono diversi e loro hanno potuto apprezzare appunto alcune differenze, gli aspetti evidentemente più positivi che noi abbiamo. Quali sono le maggiori differenze che hanno potuto riscontrare? La principale differenza sta nella gestione e anche nel sistema, come dire, di reclutamento dei dirigenti. La delegazione ha già visitato alcune città, alcuni luoghi artistici della provincia di Brindisi. Che cosa l'ha colpito particolarmente? Loro sono rimasti molto positivamente impressionati dalla storia, diciamo così, che si respira visitando i nostri luoghi di interesse. Ieri poi abbiamo effettuato una visita presso un frantoio e sono rimasti anche lì molto colpiti da questo procedimento per fare l'olio, che hanno trovato eccezionalmente interessante. E si è svolta nella prima serata di ieri la cerimonia della consegna degli attestati ai giovanissimi partecipanti ai corsi della Scuola Federale del Circolo della Vela Brindisi, curati dall'istruttore Garofalo. La scuola nel corso del 2012, oltre ai corsi riservati alle scuole primarie e medie, ha formato una trentina di allievi, 19 dei quali hanno partecipato per la prima volta ad un corso di vela nell'estate scorsa, mentre altri sono già passati o in procinto di passare al gruppo laser, dove saranno gradualmente avviati alla consegna.
protagonismo. Nella stessa occasione si è svolta anche una riunione tra le strutture responsabili dei corsi e i genitori degli allievi, molti dei quali hanno deciso di frequentare la scuola Vela anche nei mesi invernali. Ed è stato presentato al Teatro Sociale di Fasano il libro di Domenico Legrottaglie, Il diavolo tentato, il servizio. Si ispira al radiodramma di Giovanni Papini del 1950 per diventare un'opera teatrale che tenta di sollevare in una dimensione meno dannata lo stesso autore, accusato di aver lasciato un messaggio anticlesiale. Un adattamento realizzato dallo psicologo fasanese Domenico Legrottaglie, contenuto nel libro Il diavolo tentato, pubblicato da Skin Editore e presentato ieri nel Teatro Sociale di Fasano. C'è qui un diavolo che vuole quasi convertirsi al bene. Legrottaglie traccia tematiche attuali e quotidiane per mostrare dove si annida il male e non tralascia il fenomeno tanto antico quanto attuale dell'esorcismo. L'idea nasce semplicemente da un dono del testo di Giovanni Papini e su questo testo le riflessioni sono state lunghe e profonde, al punto di decidere per una rielaborazione del testo, scritto già come radiodramma. Il nostro è una scrittura per il teatro e ritengo, perché questo è il mio spirito e la motivazione fondamentale, che finalmente Papini possa riposare in pace dopo aver subito, aggravato sulla sua esistenza, una condanna di dannatio memoriae. La nostra non è una beatificazione, semplicemente una giusta rivalutazione, una interpretazione non più viziata da vecchi schemi mentali, da preconcetti. La presentazione del libro è stata affidata a Monsignor Nicola Girasoli, cittadino onorario di Fasano, arcivescovo titolare di Egnazia Appula. Questo è un tema che è sempre attuale, perché la libertà di scelta tra bene e male, tra le cose che vengono considerate buone e le cose che vengono considerate cattive, è un tema, diciamo, universale e che poi nelle varie epoche, a seconda un po' anche degli umori della società, assume accenti diversi. E poi è un tema, diciamo, che tocca tutti noi, perché ognuno di noi, anche coloro che non credono, anche coloro che hanno un rapporto distaccato, diciamo, con la fede, e comunque arriva il momento in cui sono chiamati a fare delle scelte, e quindi fare una scelta è in qualche modo seguire o scegliere ciò che è bene e ciò che è meno bene o ciò che è male. Quindi è un tema universale che poi Papini ha trattato, diciamo, con una così, con un'anticipazione molto forte su quella che è la società attuale, perché lui non è che vuole tentare il diavolo, cioè vuol far sì che il diavolo si converti al bene. Un po' questa è una famosa opera teatrale che poi il professore Legrottaglie ha ripreso, ha rielaborato. Quindi è un tema, diciamo, attuale, perché è un tema che tocca tutti quanti noi, la vita poi di tutti i giorni. E a Martina Franca si è svolta ieri sera la prima assemblea pubblica per presentare ufficialmente i bandi di accesso alle attività da realizzare all'interno dei nuovi laboratori urbani per la creatività giovanile Arte Franca, realizzati grazie al programma Bollenti Spiriti della Regione Puglia. Vi proponiamo il servizio del servizio di chiusura del nostro telegiornale. Da parte mia è tutto, come sempre grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. I laboratori urbani Arte Franca si presentano ufficialmente alla cittadinanza. A poco meno di due mesi dall'inaugurazione, i nuovi laboratori della creatività giovanile, attivati grazie alle opportunità e alle risorse offerte dal programma Bollenti Spiriti della Regione Puglia, hanno dato appuntamento ai rappresentanti istituzionali, ai responsabili delle associazioni cittadine e agli operatori culturali martinesi per la prima assemblea pubblica di Arte Franca. Un'occasione per presentare nel dettaglio il protocollo di rete e l'avviso pubblico per la presentazione di progetti da svolgere all'interno dei laboratori urbani, che saranno gestiti a Martina dal Teatro Kismet di Bari.
Una riunione svoltasi all'interno dei locali dell'ex tennis club di Villa Carmine, una delle due strutture insieme a Casa Cappellari, recuperate e rimesse a nuovo dopo anni di abbandono, proprio per ospitare le attività dei laboratori. Stasera siamo qui riuniti con il Kismet e soprattutto con tutte le associazioni culturali, le associazioni del mondo giovanile, di questo frastagliatissimo e vivacissimo mondo delle associazioni martinesi, a presentare un protocollo di rete dei laboratori urbani di Arte Franca, che darà finalmente l'avvio a quelle iniziative, a quella che è la creatività giovanile che questa città aspettava da tempo. Questa è la scommessa che come amministrazione, come assessorato ci siamo posti, quella di creare la rete che ci auguriamo si possa creare nel mondo del volontariato, dove stiamo approntando quella che è la consulta del volontariato e delle disabilità, la rete che creeremo attraverso laboratori urbani con le associazioni culturali. Abbiamo dei progetti ambiziosi, questo è uno, quello della consulta del volontariato è un altro, quello del regolamento che istituisce la figura del consigliere straniero. Stiamo lavorando sull'assistenza domiciliare, sulla valorizzazione del polivalente. Abbiamo tantissimi tavoli aperti e l'obiettivo che vogliamo raggiungere è però di far passare tutte le decisioni sui tavoli concertati con le associazioni e con gli utenti diretti. Siamo su internet 24 ore su 24, www.trcb.it.